Buon pomeriggio a tutti e buon pranzo per chi sta pranzando. Io ho finito da poco, insomma, un bel primo e secondo da leccarsi i baffi, anche se oggi credo verso le 3 mi farò una bella barba. Allora, sono qui per raccontare un po' l'inizio della mia modalità WWE Universe, un po' reinventata. Diciamo un po' a fantasia. Primo episodio di Raw, che dove praticamente, ovviamente, io ho scelto sempre in maniera fantastica due general manager. Per lo show rosso ho scelto Stephanie McMahon. Per SmackDown invece ho scelto Triple H. Allora, la General Manager Stephanie McMahon ha indetto innanzitutto un torneo ad otto coppie per le cinture di categoria, come anche poi farà in seguito Triple H, però oggi ci concentriamo su Raw. Torneo a otto coppie dove Eddie e Chavo Guerrero hanno battuto Charlie Haas e Shelton Benjamin. Quindi avanzano al prossimo turno. Nell'altra sfida, Kane e The Undertaker, i Brothers of Destruction, hanno battuto Hardcore Holly e Paul London. Anche loro avanzano alla seconda fase. Ovviamente settimana prossima avremo altre due sfide e poi quindi ci saranno le semifinali. Poi match inaugurale per il titolo intercontinentale. Snitsky ha battuto Jack Swagger, ma già ci sono i primi contendenti, nel senso coloro che vorrebbero ambire ad avere una sfida contro Snitsky. Tra cui magari suona un po' strano, però Kurt Angle già suonato nelle orecchie di Snitsky e Stephanie McMahon ha già promesso che settimana prossima Kurt Angle avrà una sfida a tre per decretare il primo sfidante. Per affrontare Snitsky alla prima difesa titolata per Snitsky. Poi, per quanto riguarda il titolo mondiale, Triple H ha vinto battendo John Cena e JBL e poi in coabitazione anche con SmackDown. Sia Stephanie McMahon che Triple H hanno annunciato all'unanimità un torneo a 16 donne per decretare la campionessa femminile. Abbiamo avuto a Raw i primi tre match, tra cui ciao Vincenzo, grazie per il messaggio, ora dimetto un mi piace. Dicevo quindi, ci sono stati i primi tre match a Raw, a SmackDown ne avremo altri tre, tra cui Nikki Bella ha battuto AJ Lee e quindi continua il torneo. Paige ha battuto Mickie James e Becky Lynch ha battuto Kairi Sane. Quindi, allora, sappiamo al momento per lo show rosso che Eddie e Chavo Guerrero e Kane e The Undertaker
Sono avanzati nel torneo per le cinture di coppia di categoria. Settimana prossima, oltre alla sfida 3 di Gertengo, tra cui diremo però solo la settimana prossima chi saranno stati i suoi due avversari. Sicuramente si terrà anche un match che molto probabilmente potrebbe essere come il classico dei classici Gauntlet match, ovvero un match dove iniziano due atleti e poi chi perde esce dall'incontro, chi vince continua. Un Gauntlet match a 6 uomini per far venire fuori lo sfidante numero 1 al titolo di Triple Age. Altre sfide ovviamente per il titolo ad interim, per la cintura massima femminile e poi settimana prossima ci sarà praticamente un inizio di un nuovo torneo, questa volta per decretare tra le varie leggende il Mister Leggenda, torneo a 16 atleti, anche questo ad interim come quello femminile. Bene, io vi ringrazio, quindi alla sintesi ribadiamo e poi concludiamo. Torneo a 8 coppie, titoli di coppia di Raw, Eddie Guerrero e Chavo Guerrero hanno battuto Charlie Haas e Shelton Benjamin. Kane e The Undertaker hanno battuto Hardcore Holly e Paul London. Snitsky è diventato il primo campione intercontinentale di questa mia modalità WWE Universe Fantasia. Triple H è diventato il primo campione mondiale e per il torneo ad interim per il titolo massimo femminile sono avanzate al turno seguente Nikki Bella, Paige e Becky Lynch. Ovviamente, oltre a questa diretta, diciamo, magari vediamo un po' se facciamo un resoconto su Facebook, magari attraverso anche qualche fotografia di questa puntata di Raw. Poi vediamo un po' se non ci riuscirò domani, lo farò venerdì. Oggi è 6, quindi venerdì è 8, quindi se non domani, venerdì 8, puntata di SmackDown, episodio 1 di SmackDown. Penso, nonostante sia così una modalità fantasia, perché diciamo dei YouTuber proprio fanno in maniera abbastanza bella, però non avendo diciamo i mezzi a disposizione, lo faccio così, proprio idealmente a fantasia. Si partirà con ovviamente dopo il quarto episodio con il primo pay-per-view, il primo evento speciale. Beh, però ovvio cercherò di studiare un po' qualcosa in previsione del primo pay-per-view per arricchire un po' la situation. Grazie a tutti, grazie a Muruai per il suo cuoricino. Noi ci vediamo alla prossima. Questa diretta poi sarà disponibile in differita anche su YouTube.
Buon proseguimento di giornata a tutti, buon pomeriggio e ci becchiamo quando prima, sempre sui miei vari canali social, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!